Bentrovati al TG Web. Ampio spazio questa settimana alla cultura con la 29esima edizione del concorso pianistico internazionale Ettore Pozzoli e gli eventi del fuori concorso che per una settimana invaderanno le piazze e i cortili del centro storico. E poi le immagini della bella principessa, il ritratto di Leonardo in mostra fino a fine mese negli appartamenti reali della Reggia di Monza. Non manca però la politica, apriamo infatti questa edizione con il PD che ha iniziato il percorso che lo porterà al congresso del 26 settembre. I tre candidati alla poltrona di segretario ci raccontano che tipo di partito vorrebbero. Ci fermiamo qui, titoli e poi cominciamo il giornale. Il PD verso il congresso. Il 26 settembre sarà eletto il nuovo segretario. 200 euro per le famiglie che iscrivono i propri figli minori ad attività sportive. Al via il concorso pianistico internazionale Ettore Pozzoli. La musica invade le piazze e i cortili del centro storico. L'opera di Leonardo in mostra fino al 30 settembre, oltre 25.000 le presenze fino ad oggi. Apriamo con la politica. Il PD prepara il congresso del 26 settembre che eleggerà il nuovo segretario, posto lasciato libero da Leonardo Sabia dopo la sconfitta elettorale di giugno. Tre i candidati in corsa. Vediamo. Prova a ripartire il PD dopo lo shock della sconfitta elettorale di giugno. Il segretario Leonardo Sabia, che aveva guidato il partito in campagna elettorale, ha fatto un passo indietro e i democratici hanno iniziato il percorso verso il congresso il 26 settembre. Tre i candidati alla segreteria, Jacques Maria Brandt, Antonio Colzani e Davide Ripamonti. Antonio Colzani, 62 anni, ex bancario, volontario in due fondazioni che si occupano di microcredito, è il più critico verso la segreteria uscente, soprattutto per la decisione di andare da sole alle elezioni, e corre con un obiettivo. A ritornare il partito al centro del dibattito politico. Oggi purtroppo per una serie di motivi legati probabilmente anche al risultato elettorale il Partito Democratico è marginale nel dibattito politico non solo a livello degli cosiddetti addetti ai lavori ma anche a livello della città e della società seregnese. Con un occhio al ruolo del partito in Consiglio Comunale. Noi abbiamo innanzitutto un gruppo consigliare che assieme al gruppo di Viva Seregno farà un'opposizione non preconcetta ma che vorrà incalzare la maggioranza su tutti quelli che sono i temi principali, dal problema dell'urbanistica al problema del territorio con il consumo zero del territorio che per noi è un aspetto essenziale, ma anche a tutti gli altri temi di carattere sociale, di carattere culturale. La proposta di Davide Ripamonti, 43 anni, educatore in una comunità per la riabilitazione psichiatrica, è basata su partito aperto. L'idea di un partito aperto alla città, noi dobbiamo recuperare credibilità nei confronti dei cittadini e degli elettori, pertanto penso a un partito che sappia accogliere, sappia ascoltare le esigenze che nella città si muovono. Il partito deve diventare un luogo dove il partito e la sezione devono diventare un luogo dove poter intercettare dei bisogni e offrire delle risposte. E i temi su cui aprire il partito sono chiari. Credo che il problema del territorio e del consumo di suolo zero sia il tema fondamentale sul quale dover stare. È stato uno dei principi che hanno contraddistinto la nostra campagna elettorale, pertanto credo che questo sia il punto dal quale partire, oltre a tutto il problema del welfare e dei servizi sociali. Il più giovane è Jacques Maria Brandt, 24 anni, studente di architettura. Bisogna quindi ricreare un sistema che scardini, diciamo, la filosofia passata che non ci ha portato a vincere le elezioni. Quindi un progetto che punti alla credibilità all'interno della città e punti a far ritornare il Partito Democratico la prima forza della città. Quindi un progetto costruito principalmente su tre punti, una politica attiva, una comunicazione media e apertura verso l'esterno. Con un'idea precisa circa il ruolo del partito. La politica non è solo una raccolta delle esigenze primarie, è anche reinterpretazione e la costruzione di una visione della città. E quindi bisogna fin da subito riuscire a individuare qual è la visione della nostra Seregno, non solo nel breve termine, ma anche nel lungo termine. 200 euro per i minori che decidono di fare sport. Oltre all'ISE bisogna essere residenti in Lombardia da almeno 5 anni. Questo è il bando della regione a cui il comune di Seregno ha aderito.
200 euro a famiglia per favorire i giovani costretti, a causa delle difficili condizioni economiche, a rinunciare alla pratica sportiva. E la dote sport di Regione Lombardia, alla quale il Comune di Seregno ha aderito. I destinatari della dote sport sono bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni che appartengono a nuclei familiari con almeno un genitore residente da 5 anni in Lombardia e con un ISEE non superiore a 20.000 euro. Le spese coperte dalla dote sono quelle sostenute da settembre 2015 a giugno 2016 per la pratica dell'attività sportiva. Massimo importo ottenibile sarà 200 euro, un contributo che consentirà di coprire in tutto o in parte le rette che in media sono 300 euro all'anno. È possibile presentare la domanda attraverso il portale SIAGE di Regione Lombardia. Per assistenza, a disposizione il numero verde e una mail. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 16 del 19 ottobre. Da lunedì prossimo, 28 settembre, il parcheggio interrato di Piazza Risorgimento resterà chiuso per 4 giorni, fino al 1 ottobre, per lavori di manutenzione sull'impianto antincendio. Lunedì 28 e martedì 29 settembre resterà chiuso il secondo piano interrato, mentre mercoledì 30 e giovedì 1 ottobre sarà la volta del primo piano interrato. Apriamo la pagina dedicata al concorso pianistico internazionale Ettore Pozzoli. Domani presentazione dei concorrenti e da mercoledì le prove. 43 pianisti in gara e 4 prove per vincere la 29esima edizione del concorso pianistico internazionale Ettore Pozzoli, fondato nel 1959 da Gina Gambini, moglie di Ettore Pozzoli, musicista e didatta, per sostenere i giovani talenti del pianoforte. Iscritti all'edizione 2015 del concorso, vinto nella prima edizione da Maurizio Pollini, provengono da 12 paesi del mondo. L'Italia, il team più numeroso, con 11 pianisti. L'età media dei concorrenti, 20 maschi e 23 femmine, è di 27 anni, dai 17 anni del più giovane ai 32 del più vecchio. La presentazione dei concorrenti, martedì, è affidata all'ensemble di fiati dell'Orchestra Filarmonica Ettore Pozzoli, diretta dal maestro Barbara Bernasconi, che eseguirà le avventure di Mr. Fogg, liberamente ispirata al Giro del Mondo in 80 giorni di Giulio Verne. L'opera sarà messa in scena alle ore 21 al Teatro San Rocco. Dopo due prove eliminatorie, dal 23 al 26 settembre, 8 concorrenti potranno accedere alla semifinale il 27 settembre. Il concorso terminerà martedì 29 settembre con la finale. Ad attendere i 3 finalisti sul palco del San Rocco ci sarà la quarta e ultima prova, un concerto con l'Orchestra Filarmonica Ettore Pozzoli di Seregno, diretta da maestro Ovidio Balan. A giudicarli la giuria presieduta dal francese Gabriel Taquinot. Al vincitore andranno un premio di 15.000 euro e 3 recital offerte dall'Istituto Italiano di Cultura di Budapest, da Fazioli Pianoforti alla Fazioli Concert Hall di Sacile e da Rotary Club di Lecco. La novità di questa edizione è il primo concorso di composizione, ispirato al lavoro di Ettore Pozzoli in linea con la grande tradizione della letteratura pianistica per i giovani, da Bach a Schumann, da Tchaikovsky a Bartok. Le composizioni vincitrici saranno presentate al pubblico martedì 29 settembre in occasione della finale del Pozzoli e pubblicate da Casa Ricordi. Inoltre saranno pezzi obbligatori nell'edizione del 2016 del Pozzolino, il concorso pianistico internazionale dedicato agli under 17, i baby talenti del pianoforte. Nel frattempo è iniziato giovedì sera con piazze e cortili in musica il programma dell'Oltre il Pozzoli, la kermesse musicale nata nel 2009 con l'obiettivo di andare oltre il concorso e far uscire la musica dagli spazi consueti. Nonostante il tempo autunnale, numerose sono state le presenze all'evento clou del Fori Pozzoli. Le piazze e cortili del centro storico sono diventate inedite location per esecuzioni live di ogni genere musicale. Da rock alla musica classica, dai cori alle sonorità irlandesi. Spazi pubblici e privati sono stati aperti a musicisti dilettanti o professionisti, una ventina le location coinvolte. Sabato, giornata intensa al Pozzoli Village, che anche quest'anno è la casa del concorso. Nell'open space di via De Nova si svolgono concerti, incontri con pianisti e numerosi altri eventi aperti alle scuole e al pubblico. La mattina si è svolto un laboratorio musicale per bambini da 0 a 3 anni a cura di Armonia. Nel pomeriggio, Quante sono le dita del pianista, workshop per pianisti e appassionati a cura di Alberto Guccione, autore del libro Non manuale del pianista.
Il Pozzale Village è anche il centro operativo a segreteria del concorso, con i ragazzi del progetto Be Part of It, nato con l'obiettivo di coinvolgere il mondo della scuola, insegnanti, genitori e soprattutto studenti, nell'organizzazione dell'evento. Alle 18, sempre sabato, inaugurazione della terza edizione dell'International Pins Contest. Il tema dell'edizione 2015 è Guarda che musica, opere di micro arte ispirate al mondo della musica. Il servizio. Guarda che musica, questo è il tema della terza edizione dell'International Pin Contest a cura dell'associazione culturale Restart di Monza al Pozzoli Village fino al 27 settembre. In poco meno di 4 centimetri, oltre 200 artisti hanno interpretato un tema specifico, la musica, su un supporto particolare, le pins, piccole spille rotonde. Protagoniste della terza edizione del Pin Contest sono 5 opere di Luca Crippa. Pioniere del surrealismo italiano, pittore e scenografo di livello mondiale, alla sua morte lasciò in eredità a Seregno la sua collezione, il Lascito Crippa, 2866 opere d'arte. Da 5 di queste opere sono state tratte 5 pins, presente anche un robot realizzato riciclando oggetti in disuso o di scarto dall'artista Massimo Sirelli, dedicato a Ettore Pozzoli e Torino. Rocker vecchia maniera, cresciuto suonando la chitarra e l'armonica nelle metropolitane delle capitali europee, Massimo Priviero ha conosciuto una seconda giovinezza artistica con alcuni dischi in omaggio ai cantautori che lo hanno più influenzato, come Bob Dylan, Neil Young e Jackson Browne, capisaldi della musica che hanno ispirato anche il suo ultimo CD, Massimo, che sarà presentato venerdì 25 settembre alle 21 sempre al Pozzoli Village. Sabato 26 settembre invece Seregno diventa per un giorno Piano City. In piazza Concordia un pianoforte a coda sarà a disposizione di tutti i pianisti che potranno provarlo e improvvisare dei mini concerti. Nel pomeriggio dalle 16 la piazza si trasformerà in un suggestivo palcoscenico. Sempre il 26 settembre alle ore 15 turismo a chilometro zero con la Seregno storica a cura dell'Associazione Culturale Seregno della Memoria di Paolo Cazzaniga. Una passeggiata culturale per le vie del centro con partenza dall'antico oratorio Santi Rocco e Sebastiano di via Cavour. Costo 5 euro e guida anche in inglese. Replica domenica 27 alle ore 10 e alle ore 15. Dal 17 al 29 settembre, infine, a Palazzo Landriani Caponaghi, la mostra Prima del pianoforte, a cura di Luca Vismare e Alberto Colzani, produttori di clavicembali, gli antenati del moderno pianoforte. Cambiamo argomento, al via il nuovo ciclo base e di approfondimento sulla Bibbia, promosso dal Centro Culturale dell'Abbazia San Benedetto. 12 incontri fino a dicembre per il corso base e poi altri 8 da marzo a maggio per il corso di approfondimento, per entrare fra le pieghe del testo sacro. Ne parliamo con Don Valerio Cattana, inventore, 24 anni fa, dei corsi biblici. L'intento è stato, siccome purtroppo, specialmente in Italia, è nota la non conoscenza della Bibbia, anche se tutti ce l'hanno sulla bocca e si mette negli alberghi, si mette sul tavolino della stanza, vero? Però è noto che la conoscenza della Bibbia è piuttosto scarsa, ecco. Quindi sono nate con intenti culturali. Nel senso, conosciamo questo libro che si intreccia con la vita dell'Europa, quindi con la nostra cultura. Poi, se uno vuole fare da trarre da questo libro anche una dimensione di fede, è chiaro che lo fa con maggior ragione, nel senso che conosce, più si conosce, più eventualmente si può utilizzare anche a scopo di fede il libro della Bibbia. Ecco. Parliamo di sport. Piazze del centro storico affollate di grandi e piccole per una giornata densa di iniziative con stand di associazioni sportive e dimostrazioni pratiche. Sabato 12 settembre è andata in scena Vivi lo Sport, promosso dall'Associazione dei Commercianti Vivi Seregno. Da Piazza Segni con il torneo di calcetto in gabbia, a Piazza di Torre Veneto con la parete di arrampicata, da Piazza Concordia con il golf, a Piazza Risorgimento con i droni e il loro utilizzo in ambito sportivo. Tra gli stand presenti anche il sindaco Edoardo Mazza e l'assessore allo sport Stefano Casirari. Apriamo l'ampia pagina della cultura. In Villa Reale sarà in mostra fino a settimana prossima La Bella Principessa, l'opera di Leonardo, ospitata negli appartamenti reali di Umberto e Margherita. Il servizio.
Una giovane donna dall'aspetto delicato, ritratta di profilo, ha i capelli elegantemente acconciati e raccolti indietro in una reticella dalla quale fuoriesce il quazzone, una coda legata stretta. È la bella principessa di Leonardo da Vinci, alias Bianca Sforza, figlia di Ludovico il Moro e moglie di Gian Galeazzo, scomparsa alla fine del 1496. Un ritratto di 33 cm x 23, gesso e inchiostro su pergamena, databile a 1495 circa. L'opera, esposta all'interno degli appartamenti reali di Umberto I e della regina Margherita in Villa Reale a Monza, è stata scoperta solo nel 1998. In occasione di un'asta di Christie's a New York, fu venduta dalla vedova dell'antiquario fiorentino Giannino Markig a un collezionista canadese per $21.850. Oggi vale 106 milioni di dollari. Sono poco più di 25.000 le persone che in questi mesi hanno visitato la bella principessa. La mostra è aperta fino a mercoledì 30 settembre. Sempre in Villa Reale, negli spazi delle cucine, si sono concluse altre due mostre. Dischi in vinile trasformati in bocche dall'artista milanese Matteo Antonio Vaccari, Sigismondi in arte, Sigis Vinilism. Rinascono a nuova vita grazie all'arte, ma non cambiano completamente funzione, passando dalla trasmissione della musica a quella della parola. Donare nuova vita ad oggetti apparentemente di antiquariato senza intaccarne l'integrità. Questo l'obiettivo della mostra Royal Kisses, curata dall'associazione culturale Arsin. La barba, invece, è stata la protagonista della mostra fotografica di Roberto Chierici, Your Shape. La mostra, a cura di Erika Arosio con la direzione artistica di Robert Briscolini, promossa dall'associazione Restart, racconta il volto maschile che cambia attraverso la forma e il colore della barba. Gli scatti di Chierici, ritratti fotografici intensi, mettono al centro la barba, elemento poliedrico in grado di elevare, dare importanza, invecchiare, nascondere, innalzare o schiacciare non solo il volto, ma la personalità dell'uomo. Con le barbe si chiude il nostro giornale. Grazie per l'attenzione. A settimana prossima.